non ascoltasse la professor Michelli e dalla dottoressa Catalani, le domande credo che siano tante. Adesso grazie, c'è. Grazie. Grazie, complimenti. Una in particolare però la sento di doverla fare. Allora, ho cancellato la parola laser. Bravo. Perché no, siccome vedi da qui, c'è sta rubina che lì pure, sono colpevole, non lo farò più, va bene? Bravissimo. Secondo però una domanda. Il gatto che sta in casa perché è il dottore medico dell'uomo che lo ospita? Se io ho male al ginocchio, lui comunque uno dei quattro, arriva col fonendoscopio, si mette lì sul ginocchio che fa. Se ho qualcosa. C'è qualcosa che intuisce nella sofferenza di qualcuno, qualcosa intorno? È una curiosità che sì, mi è venuta. Sicuramente c'è, non è diciamo scientificamente provato. C'è un sesto senso? Sì, un cosiddetto sesto senso che può dipendere da mille cose, che possono essere proprio una comunicazione bene che gli voglio olfattiva e parauffattiva, sicuramente affettiva, senza ombra di dubbio. Per esempio, molte persone, molte donne in gravidanza comunque sanno perfettamente che il gatto, anche il cane questo lo fa, la prima cosa che fa è piazzarsi e stare mesi, diciamo, o quando la mamma in attesa sta sdraiata in una posizione comunque che lo permetta al gatto, stanno sdraiati sulla pancia, fanno defusa, quindi in quel caso insomma una percezione non è difficile. Grazie. E perché i gatti sono ripetitivi? Ci vogliono da te. Se gli fai una cosa la devi fare. Io la mattina mi alzo, interpreto, adesso cerco di dire, mi alzo, apro una porta dove loro stanno nel soggiorno, perché io sono un pezzo di camera, certo. Il resto è altri gatti. C'è sempre quella che sul tavolo aspetta le coccole nello stesso angolo, nella stessa ora, tutte le mattine lì, e se mi dimenticassi di fare le coccole, pianti e suicidio immediato. Collettivo. Perché sono dei rituali comunque di incontro che loro vogliono assolutamente. Ma non si dimenticano di poi fare. È femmina, no? Purtroppo non so davvero capito tutto. Ho capito. Allora, se detto questo meriti in verità tutti più ancora un applauso, ma a questo punto grazie. Lasciamo la parola alle nostre amiche volontarie, Rosetta Maggiore e Roberta Leroni, che credo avranno delle cose interessanti anche loro da dirci. Buonasera. Grazie. Grazie. Allora, mi presento, io sono Roberta, sono una consigliera dell'associazione Amico Fedele Onlus di San Benedetto del Tronto. Forse qualcuno ha sentito parlare di noi, non siamo proprio della zona, però lavoriamo qui vicino. E la nostra associazione dal 2006, quindi da 12 anni, si occupa di protezione animali, in particolare cani e gatti, adozioni, insomma campagne di sensibilizzazione, insomma tutto ciò che concerne diciamo il cane e il gatto bisognoso, barra randato, comunque in difficoltà. E siamo un'associazione che fa tante cose, siamo anche in protezione civile, quindi facciamo parte della protezione civile da poco e siamo, non so se l'unica nelle Marche o comunque una delle poche associazioni proprio iscritta in protezione civile come soccorso animali, quindi inoltre siamo convenzionati con il canile di Riba Transone, lo facciamo volontariato, abbiamo anche degli educatori che si occupano della gestione delle adozioni e cerchiamo di salvare tanti gatti, gattini, siamo chiamati continuamente a gestire o comunque cercare di supportare in situazioni di difficoltà. Purtroppo non abbiamo nella nostra zona ancora un gattile, quindi la nostra attività si basa tutta sul volontariato, quindi gli stalli in casa, i famosi stalli dei gattini, dei gatti. Però questo ci crea grandi difficoltà perché non avere una struttura di riferimento spesso mette poi i volontari e anche l'associazione in condizione di lavorare sopra le forze. Però stiamo cercando con le istituzioni, con i comuni, di lottare per avere questo gattile e quindi avere anche una struttura di riferimento. La mia collega Rosetta adesso ci parlerà poi di quello che ci siamo trovati ad affrontare con il terremoto purtroppo di Amatrice e dintorni del 2016
dove noi siamo intervenuti insieme a un'altra miriade di associazioni, perché c'era di tutto, c'era un'associazione di Trento, parlo di associazioni animaliste ovviamente, io per noi, che sono arrivate e hanno cercato di dare una mano, però diciamo che noi ci teniamo a sottolineare sia per quanto riguarda il discorso terremoto, ma per quanto riguarda il discorso nostra attività, che il nostro non è un approccio pietistico, cioè noi non dobbiamo poverini poverini accumulare e salvare, cioè noi siamo un'associazione che sì, aiuta gli animali, salviamo gli animali, però l'approccio non è pietistico, ma l'approccio è che loro sono esseri che valgono, che hanno una loro personalità, una loro identità e che ci possono arricchire. Quindi non cerchiamo di far adottare i cani perché oddio poverino sta nella gabbia, oddio se no viene soppresso. E io che mi occupo, sono la responsabile del settore felino, apprezzo molto quello che ha detto la dottoressa, perché sui preaffidi sono spesso in contrasto con altre associazioni che pretendono che la gente chiuda il balcone, se c'è qualcuno qui mi scuso, però io esprimo il mio parere, o che il gatto venga recluso in tutti i modi, perché invece ovviamente sempre garantendo la sicurezza io cerco sempre di sottolineare questo aspetto, quindi di invitare chi sta tante ore fuori casa a prendere almeno due gattini, o piuttosto di arricchire l'ambiente quando c'è un appartamento che non permette per questioni di sicurezza l'accesso esterno. E quindi questa è una cosa che ci tengo molto a sottolineare, che noi cerchiamo di lavorare con la testa, però con un approccio verso gli animali che è molto, tiene molto conto dell'etologia dell'animale. Salvare un gatto o un cane non vuol dire prenderlo e rinchiuderlo in un canile o in un gattile o dentro una casa, non è questo, non è questa la nostra missione. Noi dobbiamo cercare di sensibilizzare le persone per farli rispettare, ma come gatti e come cani, il che non vuol dire che il gatto deve mangiare i topi o il cane deve stare chiuso in giardino, ma deve essere rispettato nelle sue qualità etologiche. E per questo ringrazio Maria e la LAV che ci ha invitato, io sono onorata di stare qui a parlare vicino alla dottoressa Catalani, che stimo tantissimo, e anche di queste personalità, e la ringrazio perché è bello che si inizi a parlare insomma anche in questi termini, e non solo, io parlo dal lato animalista, e non solo in termini di appunto soccorso, salvaguardia, ma di guardare le cose da un altro aspetto. Detto questo lascio la parola alla mia collega, vi dico solo che noi ci siamo trovati in questa avventura con il terremoto, siamo arrivati lì e non c'era un protocollo, non c'era nulla, cioè mentre per le persone quando c'è il terremoto c'era un protocollo, per gli animali non c'era nulla, quindi ci siamo relazionati subito con l'istituto zooprofilattico, con l'ASUR, con le altre associazioni che erano presenti, e abbiamo cercato di fare quello che potevamo, però poi siamo andati avanti diciamo con la nostra testa, e anche lì abbiamo cercato di gestire la situazione non da animalisti raccoglitori di qualsiasi cosa, ma cercando di lasciare i gatti nel loro habitat, di aiutarli, curarli e di stare vicino alla popolazione. Passo la parola alla mia collega. Roberta Nero. Ecco, la figlia che è la Rosetta Maggiore, quella che sta parlando, che parlerà, è Roberta Leroni, che abbiamo appena applaudito. Ma no, fate fermi, dopo c'è la domanda anche per voi. Prego. Nel frattempo scorreranno anche alcune foto della zona in cui noi abbiamo operato, le zone sisma di Arquata e Acqua Santa Terra, cioè in principal modo. Noi sin dai primi giorni successivi alla sisma ci siamo recati ad Arquata del Tronto e, come diceva Roberta, non esisteva nessun protocollo, mentre i comuni sono obbligati a redigere i piani di protezione civile comunale, o comunque in caso di soccorso c'è già un protocollo ormai collaudato, soprattutto in Italia. Per quanto riguarda il soccorso animali in zone di emergenza non esisteva assolutamente nulla. Quindi abbiamo un po' collaborato e unito le forze con la ASUR, Regione Marche, Istituto Zooprofilattico, poi era presente anche l'Università di Camerino, e anche la Croce Gialla di Ancona con l'ambulanza veterinaria.
Insieme abbiamo allestito un campo veterinario presso il campo della protezione civile di Pescara del Tronto. Il campo veterinario è stato aperto per un mese e noi, insieme anche all'altra associazione e tutte le altre autorità, abbiamo garantito la nostra presenza quotidiana dalla mattina fino alla sera per appunto un mese. Diciamo che questa fase l'abbiamo identificata come fase di emergenza, fase emergenziale. Ci sono appunto alcune foto del campo veterinario. Molto importante perché da una parte bisognava gestire il cosiddetto magazzino, perché comunque per intervenire in area di emergenza occorre avere attrezzature, occorre avere anche cibo, che gli animali vanno sfamati, esattamente come purtroppo le persone in quel momento. Con una certa organizzazione. Quindi da una parte avevamo la gestione di tutto ciò che era il presidio veterinario. Presidio veterinario che era aperto anche ai cittadini, ai residenti, che in quel momento avevano ovviamente subito spesso gravissime perdite, ma che erano anche preoccupati per i loro animali domestici. Quindi per la prima volta hanno avuto a disposizione un punto informativo, un punto di riferimento a cui rivolgersi per indicarci la presenza dei loro animali, volevano tentare di recuperare perché magari pensavano potessero essere ancora vivi, oppure la presenza di colonie feline, quindi animali che erano abituati a stare in libertà, di cui loro avevano conoscenza, procuravano anche del cibo, ma che erano lì, ma in quel momento era in una situazione grande difficoltà perché era tutto crollato, c'erano le macerie. Quindi questo è diciamo, un primo aspetto. Un secondo aspetto, insieme ai veterinari, ci sono i nostri interventi di sopralluogo e recupero animali in difficoltà. Secondo aspetto, recarsi presso i campi attrezzati della protezione civile e quindi parlare proprio con le persone, ovviamente in difficoltà. Persone già in difficoltà, però è importante per innanzitutto avere informazioni sulla presenza, come dicevo, di animali e le località dove potevano essere questi animali potenzialmente bisognosi di aiuto. Poi alcuni erano riusciti a portare con sé i propri animali domestici, erano al campo con loro, quindi comunque avevano bisogno di cure veterinarie, avevano bisogno di cibo anche per i loro animali e di sentirsi in un certo qual modo anche confortati da questo punto di vista. Poi l'altra attività, sempre in collaborazione, in questo caso con i vigili del fuoco, i carabinieri oppure e il veterinario, l'ambulanza veterinaria, recarsi presso le varie zone rosse, proprio qui era assolutamente vietato l'ingresso, se non autorizzati, per effettuare i sopralluoghi, quindi sulla base delle informazioni che magari avevamo già acquisito, delle segnalazioni, effettuare i sopralluoghi per verificare se c'erano effettivamente degli animali in difficoltà, oppure anche animali domestici che, come dicevo prima, le famiglie stavano cercando, devo dire in alcuni casi anche abbastanza con ansia, e recuperarli. Ma recuperarli in particolar modo non portando via tutto e di più, a meno che non avessimo delle segnalazioni, ma recuperare gli animali feriti, i cuccioletti, perché i piccoli cuccioli non avevamo idea se magari fosse ancora, la mamma fosse ancora viva. E ecco qui, i gatti soprattutto. E allestire anche nelle varie zone, una volta individuata la presenza dei gatti, stiamo parlando di gatti in questo caso, poi brevemente anche di ricavere cosa è stato fatto, allestire dei punti di alimentazione, quindi cercare di, ecco qui ancora abbiamo un po' di gatti in difficoltà, perché ovviamente il gatto si è visto crollare il suo mondo, esattamente come quelle di persone, non avevano più alcun punto di riferimento, se non le macerie dove magari prima potevano vivere. Adesso non c'era più nessuno, non c'era la loro famiglia, non c'era la loro casa, non c'era più nulla. E vedevamo effettivamente questi animali, non solo gatti, in estrema difficoltà, spaesati.
Abbiamo effettuato interventi, sì, ci è stato chiesto anche, questa era la proprietaria delle galline, di poter recuperare le sue galline, c'erano anche poi dei germani, e metterli in sicurezza. Li abbiamo affidati a una nostra volontaria vegana, quindi tranquilli, non sono finiti, non sono tuttora vivi. E la signora veramente, insomma, contenta, e tuttora in contatto con la nostra volontaria, diciamo, un aneddoto, una bella esperienza. Abbiamo, come dicevo, ecco, sempre collaborato con le forze dell'ordine per vari recuperi. Qui era stato recuperato una cagnolina direttamente dalle forze dell'ordine e ce l'hanno consegnata. Poi siamo riusciti anche a rintracciare la famiglia. Quindi ecco, questa sinergia per un recupero e anche non solo degli animali da dover recuperare, ma anche per un censimento. Qui lo stesso, questa chihuahua è stata tirata fuori da sotto le macerie dopo 10 giorni ancora viva, e la famiglia lo stava cercando. Era una delle segnalazioni che avevamo avuto al campo veterinario. Non vi dico la gioia veramente della famiglia quando gliel'abbiamo riconsegnata, perché comunque sono parti della propria vita. Ecco qua, quindi una volta individuati, comunque salvato, messo in sicurezza i vari animali, individuata la presenza di gatti sul territorio, ripeto, non avevamo nessuna intenzione di portare via tutti i gatti presenti in quella zona, ovviamente, abbiamo cercato di allestire dei punti di alimentazione, quindi delle zone sicure dove i gatti pian piano avrebbero potuto ricevere del cibo, essere sotto controllo comunque, perché noi ogni giorno in quella fase ci recavamo nei punti di alimentazione, sia per rifornirli sia per controllare l'effettiva presenza dei gatti e il loro stato di salute, e posizionare questi punti di alimentazione in modo da radunare più gatti possibili della zona, ma fuori dalle macerie, quindi in un luogo per quanto possibile sicuro. Le colonie feline, tra l'altro, le abbiamo tutte già localizzate, e questo credo sia stata la prima volta in assoluto sia stata fatta un'opera del genere. Quindi tutta la geolocalizzazione l'abbiamo ovviamente consegnate al servizio veterinario. Quindi le colonie in questa zona di Acquasanta sono tutte già localizzate e censite, in modo che qualunque volontario, qualunque veterinario sapesse in ogni momento dove fosse stata posizionata la colonia, dove fosse la colonia. Questo è un punto di alimentazione, quindi abbiamo cercato di proteggerlo, ovviamente fatto un po' la buona, ecco, però funzionale, assolutamente. Quindi con il dispenser, una protezione del dispenser, acqua-cibo, quindi in luogo sicuro, in modo che tutti i gatti avessero un posto dove potersi alimentare. Ecco qua, sempre altri punti di alimentazione, e quindi questo è stato molto importante per la sopravvivenza stessa della colonia dei gatti presenti, che erano già presenti sul territorio, e veramente ce n'erano tantissimi, direi abbastanza. Ora, oltre poi ai gatti, noi abbiamo subito cercato una collaborazione, una relazione con i residenti, e soprattutto siamo venuti a contatto anche con le problematiche di altri animali, dei cani, delle pecore, comunque, oltre che delle galline, quindi non è che potevamo fare molto, però c'erano comunque gli allevatori che avevano bisogno magari dei cani per i loro animali. Ma soprattutto è stato importante cercare, come dicevo, la collaborazione con i residenti. Noi non eravamo un contrasto con i residenti per portare degli animali, anzi eravamo un supporto per loro, oltre che per gli animali in difficoltà. Perché comunque queste persone devono rientrare nel loro territorio e dovranno rioccuparsi di quegli stessi animali, magari possibilmente anche con un'ottica diversa, più
più collaborativa, più sensibile, perché no? Creare cultura, anche qui abbiamo portato avanti il nostro discorso. Sì, praticamente le emergenze non finivano mai, perché sai che è successo? È chiuso il campo veterinario dopo un mese, noi comunque non abbiamo abbandonato la zona. Non era proprio possibile, perché comunque c'erano ancora le colonie feline presenti e i residenti sicuramente dopo un mese erano ormai stati dislocati addirittura in città limitrofe, a San Benedetto, in Alberti, quindi anche fuori dai campi di protezione civile. Ma gli animali erano ancora lì, quindi avevano bisogno comunque di un aiuto. Per cui noi ogni settimana continuavamo a recarci presso le colonie feline già censite e a rifornire punti di alimentazione, curare i gatti, gattini e iniziare anche un piano di sterilizzazione. Subito dopo, oltre al terremoto, gennaio e febbraio, c'è stata la nevicata, quindi problema su problema. Anche lì siamo intervenuti, perché comunque fu una nevicata abbondante con borghi ormai dove non c'era più nessuno, quindi un ulteriore problema per gli animali presenti. E questo perché? Perché con la neve si erano anche ricoperti i punti di alimentazione, quindi non avevano proprio possibilità di accesso né ai punti di alimentazione né c'era più nessuno. Quindi sempre in collaborazione assolutamente con le autorità locali, armati anche di ciaspole, perché abbiamo dovuto camminare, non c'era altro modo per arrivarci. Ci siamo recati nelle varie colonie che già seguivamo per controllare la situazione e per ripristinare i punti di alimentazione che erano stati ricoperti dalla neve. Questa era la situazione che ci siamo trovati di fronte. E quindi abbiamo dovuto spalare abbastanza e cercare di proteggere di nuovo i punti di alimentazione in modo che non fossero nuovamente ricoperti dalla neve. Vuol dire che non è stato facile, però comunque ci siamo riusciti. Nonostante poi i nostri interventi, alcuni gatti li abbiamo trovati purtroppo morti, altri gatti erano in condizioni di ipotermia, li abbiamo dovuti prelevare e portarli presso i nostri veterinari curarli e cercare di salvarli. Quindi anche l'emergenza oltre l'emergenza. Superata anche la fase, questo posizionamento di una trappola, poi almeno della trappola. Superata quindi anche questa fase, che è durata oltre alla neve, superata la neve, noi abbiamo comunque continuato a seguire le colonie feline in quella zona per assiduamente, cioè recandoci sul posto ogni settimana, per un altro anno e mezzo. E in questo altro anno e mezzo abbiamo intensificato i rapporti con i residenti, perché appunto loro stavano cominciando a tornare nelle cosiddette SAE, però stavano entrando, quindi comunque dovevano riprendere le colonie feline presenti sul territorio con la nostra collaborazione, quindi loro potevano occuparsene quotidianamente e noi recarci una volta a settimana per rifornire il cibo e verificare che andasse tutto bene, che non ci fossero problemi. E abbiamo continuato con il nostro programma di sterilizzazione. Sterilizzazione per controllare il numero, perché comunque sia è importante anche per un territorio controllare numericamente la colonia felina per evitare dei contrasti proprio con i residenti, con i cittadini. E questi sono problemi che noi riscontriamo quotidianamente al di là della zona sisma, proprio nella nostra attività di volontariato. Ecco qui tre gatti che avevamo preso per la cura e la sterilizzazione. Per la sterilizzazione prima avete notato l'uso della trappola. Vorrei un attimo spendere due parole. Quando noi utilizziamo la trappola non viene mai lasciata a se stessa. Noi siamo sempre presenti, magari nascosti, aspettiamo anche un'ora, due, però la trappola non viene mai lasciata sola. Questo assolutamente. Appena il gatto viene preso, siamo lì pronti, la trappola viene coperta e portata via, messa in sicurezza.
Purtroppo con altri, in altre località da matrice, probabilmente seguendo altri, diciamo, protocolli, esperienze, non so, sbagliate però, visti i risultati, le trappole sono state lasciate incustodite e i volontari li si recavano il giorno dopo. Alcuni volontari si sono dimenticati di segnalare la posizione della trappola. I gatti sono morti in trappola. E questo è stato riportato anche dai media, quindi non sto facendo nulla che non sia già noto. Ecco perché è importante avere sul territorio dei volontari che non siano cosiddetti volontari sciolti o pietistici, ma volontari che sanno quello che stanno facendo e sanno che stanno giocando con la vita degli animali. Tornando a noi, ecco qui una volta sterilizzati li abbiamo recuperati, e abbiamo poi iniziato la cosiddetta fase di assestamento, una fase in cui abbiamo sempre ridotto, diciamo, la nostra presenza sul territorio, nel senso da una settimana siamo passati a 15 giorni, da 15 giorni a 3 settimane. Attualmente, perché noi siamo ancora presenti sul territorio, questa è una delle nostre colonne feline, andiamo, diciamo, una volta al mese. Ma perché facciamo questo? Perché comunque i residenti, abbiamo verificato, sono in grado ormai e anche hanno acquisito una certa sensibilità, quindi sono in grado di seguire le colonne feline. Loro sanno che possono sempre contare su di noi, anche questo è stato molto positivo. La sentirsi telefonare perché avevano visto uno dei gattini malati, quando male queste persone, per loro, è stata, secondo noi è stata una conquista, senza dubbio. Ovviamente poi il tutto, la telefonata cosa comporta? Che il giorno dopo non è di supposto, però lo fai veramente con grande gioia e soddisfazione e si cerca di salvare la bestiola. Quindi abbiamo, ecco qua, questa poi abbiamo sterilizzato tutte, una splendida colonna felina, ne erano una ventina, e adesso anche loro sono in autonomia. Quindi diciamo, ecco, questa fase di assestamento che dura tuttora, ma che ha cambiato un po' è cambiata la tipologia del nostro intervento, quindi sempre più vicino ai titolari ormai delle colonie, degli animali, supporto mensile e supporto per la cura e ancora la sterilizzazione. L'ultimo mercoledì passato, il pomeriggio, siamo andati a Oscerno per prendere una gatta e sterilizzarla, e già è stata rimessa stamattina sul territorio con la famiglia che è rientrata in casa, che tutta contenta, che segue la colonia, quindi ben soddisfatta. Ed è veramente, ecco, questo un aspetto importante. Cosa ci è mancato tutta questa gestione emergenziale posta? Sicuramente la presenza di un gattile, sicuramente, perché comunque i gattini e i gatti che abbiamo recuperato, che erano in difficoltà, che dovevamo comunque curare, dopo uno o due giorni di presenza al campo veterinario e anche successivamente ce li siamo dovuti portare a casa, quindi avevamo le nostre case straviene di gatti, oltre già quelli che normalmente sì, però la regione poteva intervenire perché non ne abbiamo tanti non ci abbiamo telefonato sul canile, l'hanno fatto, era loro che